Benvenuti a questa nuova puntata di A Tu Per Tu, l'edicola di Piero, un po' e un po', nel senso che ho cambiato in questo caso il compagno di avventura, perché appunto vedete Piero Franchini, c'era un impegno di lavoro del nostro Davide Faltoni che insomma ne ha impedito la presenza, però insomma noi facciamo la nostra chiacchierata, sempre ospiti del Caffè dei Costanti che ringraziamo per l'ospitalità, quindi con Piero Franchini in questo caso e piacevolmente in compagnia di Marcello Caremani, coordinatore del comitato per il sì eh, riguardo al referendum ma insomma molto e molto altro e adesso parleremo di questo altro nella parte finale poi della nostra trasmissione parleremo anche di eh, referendum allora io, Piero, vorrei farti fare la prima domanda di questa diciamo, piacevole chiacchierata che faremo con Caremani, perché, come tu ricordavi, prima che si accendesse quella telecamera vi lega insomma, una amicizia di, di lunga data, di una lunga conoscenza. Data. Esatto. Io credo. Quindi mi ha entrambi... fatto molto piacere, prima di eh. tutto, eh, rivedere Marcello, che era un po' che non ci si vede, ma insomma, diciamo, ci si vede o per fotografia o per televisione, quindi eh, con i giornali. Quindi, ecco, Marcello è sempre presente. Niente, quindi, ecco, eh, io vorrei introdurre appunto, questo delicato argomento che è appunto una cosa che eh, Marcello eh, diciamo, ne sa e ne sa tanto, quindi è eh, la sanità. Questa sanità che per dire eh, tanto tanto eh, maltrattata, parlata, eh, però dice che noi abbiamo una delle migliori sanità eh, appunto, che, europee e quindi... Eh, bisogna tenersene conto. Però io mh, vedo, purtroppo, io porto quello che, che come dico sempre, quello che ha in pancia la gente, e quindi, ecco, non sempre è così. E vorremmo che questa eh, diciamo, sanità, che è eh, per noi una, una cosa abbastanza virtuosa, restasse quella. E quindi, ecco, mh, ci sono invece purtroppo delle cose che fanno pensare. A che si vada sempre verso il privato, che si vada sempre cercando di spingere magari con, con cose diciamo anche poco piacevoli perché eh, ci sono tante, tante persone che non se le possono permettere di pagare magari eh, le varie visite che si fanno eccetera. Quindi ecco, il discorso è, è uno solo, insomma, Ecco, io eh, dico che è bene, sarebbe che sì, si facciano i tagli, si facciano... Le riorganizzazioni. Le, le riorganizzazioni, però è importante anche che si guardi soprattutto alla salute della gente. E non mi sembra che eh, con le case della salute, con le varie eh, eh, sostituzioni tra nelle eh, ambulanze, eh, il medico sostituito con, con l'infermiere, quindi ecco, ci sono alcune cose che non, non funzionano secondo me. Tu tocchi un tasto eh, a me molto caro tra l'altro, perché eh, circa un anno fa sono uscito con un libro proprio Rivoluzione in Sanità, eh, che non era una rivoluzione armata tutt'altro, era un concetto di sanità dove i tagli non sono visti soltanto per il risparmio, ma i tagli devono essere fatti soltanto nell'ottica di riorganizzare meglio investire in maniera adeguata e fare una lotta reale agli sprechi, perché queste sono le cose che chiaramente nella nostra sanità veramente mancano. La programmazione che è la prima cosa fondamentale è quella che ogni tanto lascia desiderare, perché chiaramente dico, quando si parla di strumentazione, per esempio, non possiamo pensare che un ospedale come quello darezzo possa avere degli strumenti vecchi di 10 anni o di 20 anni che chiaramente poi possono anche rompersi o ad essere cambiati. Vabbè. E noi abbiamo la fortuna di avere ad Arezzo una strumentazione, direi, una tra le più adeguate, perché chiaramente abbiamo un calcit che vuol dire città d'Arezzo, perché si traduce in questa maniera la parola calcit, che consente di avere al nostro rosocomio una delle strutturazioni sanitarie le migliori. Certo, che cosa bisogna dire? Bisogna dire la prima cosa che il, la prima problematica che si pone non è soltanto la gente che non si può permettere di andare dal privato, ma sono i tempi di attesa. Le liste d'attesa che chiaramente però credetemi qualche volta eh, non è un problema di cattiva gestione sanitaria, ma qualche volta è anche un'organizzazione direi anche periferica diversa e mi spiego meglio. Quando si chiede un attacco, noi dobbiamo spiegare al nostro cittadino, al nostro utente, al nostro paziente, va bene, che se quell'attacco è un attacco urgente, perché io posso chiedere un attacco e questo attacco avere. Eh, la necessità di essere un controllo a un mese, due mesi, tre mesi, sei mesi, oppure essere un attacco urgente, dico perché c'è una problematica di salute importante. Allora, nel secondo caso chiaramente si può andare veramente a sei mesi, va bene, perché è un attacco di controllo, nel primo caso si può aver bisogno di averla in poco tempo. Per esempio, un eh, attacco cranio urgente il pronto soccorso la fa subito. Va bene. E questo dobbiamo... È il medico di famiglia che fa la differenza? N non è che fa la differenza, è, è anche il medico di famiglia, è, il, è la struttura sanitaria, il paziente è il medico di famiglia. Questa deve essere quella che io chiamo l'alleanza terapeutica. Perché se il medico di famiglia ha un attacco del torace, ci scrive la diagnosi e mette sigla U o O o di la può essere fatta in 48 ore o 7 giorni anche, ma si mette P che è programmata l'appuntamento al cupo di 2 6 mesi. Allora, vi do un attimo che tutti, chiaramente sappiamo l'utente che non abbia fretta di fare un esame che può fare con tranquillità, va bene, il medico di famiglia che deve mettere, e anche lo specialista, non soltanto il medico di famiglia, io sono uno specialista, per cui anch'io mi metto tra questa parte, anche se non sono più uno specialista ospedaliero. Che devono chiaramente chiarire insieme al paziente quando deve essere fatto l'esame e quando ce n'è bisogno. Questo può consentire di non dover correre al privato se è una cosa che deve essere programmata, va bene, e spiegandogli chiaramente urgenza o non urgenza di farla in tempi adeguati. L'altra cosa, se ripeto, può superare le liste d'attesa. Non devo dire che a livello di organizzazione la USLE 8 di Arezzo, come si chiamava una volta, aveva fatto questo aspetto sulle cosiddette macchine pesanti e ha tirato fuori veramente la, il meglio di se stessa, indicando chiaramente e concordando con i medici di medicina generale che cosa doveva essere fatto. Il, un altro aspetto diverso, secondo me, è quello delle case della salute. Le case della salute, mh, direi, trovano un pochino di resistenza. Alcune sono in ritardo, ma se noi andiamo in Valdichiana per esempio, dove ci sono due case della salute che funzionano in maniera direi ottimale, il nostro utente cittadino trova lì dentro il loro medico di medicina generale, i servizi sanitari, il punto prelievi il, la, le, e che, che gli danno veramente la risposta adeguata. La casa della salute è veramente un punto nodale. Va bene, su cui chiaramente lavorare e ottenere i migliori risultati, ma devono essere organizzati bene. Mancano però nella nostra provincia, cioè abbiamo dei buoni risultati dove? In un'area dove chiaramente i medici e i medicina medici generale hanno sempre teso a sviluppare un programma di eh, accordo tra loro e di dare maggior risposta ai propri pazienti, quindi c'è cioè, una cosa, la qualità... Eh, Posso confermare per la valdichiana, io vivo questa realtà, però è anche vero dottore che ad esempio il nostro medico di famiglia visita nella casa della salute ma ha anche delle ore, non ovviamente tutti i giorni, nelle zone più periferiche per le persone che non si possono muovere. Questo accade in tutto il territorio? Eh, questo non glielo so dire perché non ho la certezza, dico che questo succeda, no, ma no. dove non ci sono case della salute questo non avviene, va bene. Certo, nel passato cosa succedeva? Un medico di medicina generale o medico di famiglia come si chiamava aveva l'ambulatorio ad Arezzo perché c'aveva pazienti aretini, a Patantico perché c'erano persone di quella zona e a, 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 a San Giuliano. Aveva tre ambulatori che gestiva a rotazione direttamente. Erano quei famosi massimalisti di allora. Ma aveva un senso? Allora, oggi questo non ce l'ha. È chiaro, nella casa della salute dobbiamo anche avere un'ottica e capire quando si fa una, un programma sanitario. Bisogna ogni, non dico ogni sei mesi, ma ogni anno, due anni, va arriva, rivisto e visto che cosa abbiamo ottenuto, dove abbiamo sbagliato, che cosa possiamo fare. Questi sono i risultati che noi, cioè, un'analisi, se noi, è come chiaramente un pochino la sanità, o meglio, la medicina, insegna una cosa fondamentale, che è quella che è la sperimentazione. Alcune cose in sanità si possono sperimentare e dire sì, dopo sei mesi oppure un anno no, non vanno bene. Scusateci, abbiamo pensato di far bene, ma non... oppure sì, vanno bene, c'è bisogno di ritoccarle. Quindi in sanità bisogna essere veramente dei veri sperimentatori a questo livello. Sì. Sì. Ecco, mm -hmm. Io ecco, diciamo che ho ad esempio per quanto riguarda la nostra zona, io abito a Castiglion Fibocchi e a Castiglion Fibocchi siamo rimasti in... 130 sembra ora, eh, però erano di più senza il medico di famiglia. Perché? Perché è andato in pensione il, il dottor Anniboletti, che è stato un grandissimo diciamo, no? e, e non si è pensato di sostituirlo perché la signora che ha preso l'incarico, che l'ha sostituito, praticamente ha fatto un'autoriduzione. E quindi se ne è presa in pochi e gli altri sono rimasti fuori, tra i quali anch'io, tra i quali il sindaco e tra i quali anche il vice sindaco. Si e devi spostare in Val di Chiara. Abbiamo, abbiamo fatto appunto anche una trasmissione su questa cosa. E quindi, ecco, questo diciamo che io devo andare a, a Subiano e non mi risulta che a Subiano funzioni bene: tant'è vero, lì abbiamo un consigliere comunale che farà appunto. Un, un intervento su, appunto, per chiedere al sindaco appunto, che se può fare qualcosa perché lì effettivamente la casa della salute non sembra che funzioni perché c'è tanta gente che si lamenta e quindi ecco questo è un punto diciamo che è importante come tu dicevi giustamente che l'organizzazione e mi sembra ora io, quello che dice la gente che ti ripeto che, quindi, che però è stato anche certe volte confermato i dirigenti sono tanti quelli che si dovrebbero impegnare quindi ecco e ne, tante volte sembra che siano più dei medici addirittura no? e poi, perché è venuto fuori per dire in una riunione che l'Asle Arezzo ha 67 diciamo persone che appunto non si, sono funzionari insomma, ecco, stanno negli uffici e non e nelle, nelle sale operatorie e, ne, appunto, <ride> e, quindi, ecco, okay. e magari diciamo lì Qualche taglio si potrebbe anche fare come magari si fanno ma, anche ma soprattutto tra i medici in alcune, in alcune regioni no, italiane. I medici stanno un po' insomma, sgomitando sì. Sì, no, sì, sì, per sì, questo sì. tipo di organizzazione. Ecco, cosa potete fare voi come categoria, come ordine professionale? Non dico per contrastare, ma per uh, come dire, indirizzare Partiamo meglio. Un po' più da lontano. Partiamo da un problema di, pro, di programmazione. Cos'è che manca nella sanità italiana? Ma non è una questione di Arezzo, è una questione in tutta l'Italia. Manca il programma, il programma, un programma di, una programmazione adeguata. Già eh, sappiamo che tra, nel 2020 avremo 15.000 specialisti in meno in Italia. Va bene? Il numero dei medici di medicina generale potrà ridursi. Gli infermieri ne avremo sicuramente molti meno di quanti ne abbiamo bisogno. Perché noi abbiamo, per i medici, abbiamo due imbuti formativi. Uno è l'iscrizione a medicina, va bene? c'è gli esami d'ammissione e il numero non è un numero adeguato per il futuro è un numero adeguato per il presente ma non lo è per il futuro la programmazione non guarda il presente, guarda il futuro il secondo imbuto formativo in medicina sono le specializzazioni a miei tempi ci si scriveva malattie infettive in 15 a Siena in 30 a Firenze e in 25 a Pisa e quindi avevamo circa 60 specialisti in malattie infettive l'anno che venivano formati Forse erano troppi, sicuramente nella programmazione di allora era un errore, oggi sono due, tre, cinque in tutta la, tutta la regione toscana. Cioè, e allora che cosa può succedere? Può succedere che e succederà che gli specialisti di cui avremo bisogno saranno ridotti molto inferiori. Infatti ci, in, in cinque anni si prevede appunto che anche il vostro istituto pensionistico sarà messo in crisi perché andranno in pensione un sacco di persone che... Stanno già andando in pensione. Eh, appunto, e, no, no, no. e non c'è chi versa, non e ci sarà chi versa. lo vi assicuro dico, che una delle cose più altrettanto importanti, per esempio, è la, il pensionamento dei direttori dell'ospedale, i medici, sì. che chiaramente sono arrivati tutti sopra i 60 anni e si avvicinano tutti alla pensione e sarà una dei black particolarmente grave dico perché vedremo sparire dall'ospedale persone che stanno adesso leggendo va bene, i servizi più importanti. Che poi andranno tutti verso il privato perché eh, la vediamo di solito... Eh, se, se, se va bene faranno il privato eh, personale come sì, sì, se, sì. Va, se va male vanno nelle, nelle strutture, strutture private convenzionate eh, sì. va bene, dove chiaramente il cittadino può rivolgersi. Sì. Allora, con dei allora, costi credo che non, allora, non inferiori a. No, non sono, sono dei costi che poi si ribaltano, si ribaltano <ride> sempre sulla struttura sanitaria pubblica, non è soltanto sul cittadino, ma anche sulla struttura sanitaria pubblica. Quindi, qual è l'obiettivo più importante? Fare un'adeguata programmazione. Sì. Noi dobbiamo sapere, e abbiamo il, il, i sistemi per poterlo capire, quanti medici avremo bisogno tra 15 anni, 10 anni, 20 anni, quanti specialisti avremo bisogno. È vero, per esempio, dico, alcune patologie stanno cambiando, altre stanno emergendo, va bene? E quindi in conseguenza dobbiamo anche capire con questa condizione di che cosa, dobb come dobbiamo preparare i nostri medici e i nostri infermieri per il futuro, va bene? Perché non è soltanto un problema. L'infermiere tra l'altro è il, 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 il laureato dell'assistenza, il medico è il laureato della diagnosi e cura. Sono due elementi, direi, imprescindibili a livello delle strutture sanitarie. Ci devono essere tutte e due in maniera, direi, ben equilibrata. Va bene. E questo può dare ottime risposte ai nostri pazienti. Si può ridurre il numero di letti, va bene, senza dubbio come è stato fatto, forse erano esagerati, esuberanti, sen, senza dubbio, ma chiaramente si può, si può chiaramente ridurre il numero di letti, ma non del personale. Perché vedete, uno degli errori fondamentali fatti anche dalla regione Toscana e che l'Emilia Romagna sta subendo in questo momento era l'ospedale per intensità di cura, va bene? era quella di dividere l'ospedale in tre fasce in cui c'era l'alta intensità di cura la bassa intensità, va bene? proprio perché doveva essere l'ospedale, era il punto di riferimento, dovrebbe esserlo, va bene? il punto di riferimento per, le, per le, le malattie acute, le malattie acute gravi. E questo cosa ha comportato? Che non sono stati preparati i, i medici ospedalieri ad affrontare questo problema. Cioè si è imposto, come spesso succede, dall'alto, il progetto senza preparare chiaramente le persone che avrebbero dovuto gestirlo. Perché la prima cosa quando c'è una c'è un rigetto immediato, si producono immediati anticorpi, si alzano paletti. Va bene. e questo tipo di progetti non vanno avanti. In Italia in Arezzo non ci siamo neanche provati a fare ospedali di intensità di cura, c'è stato 3-4 strutture ospedaliere in Toscana fallimentari Va bene. e quindi di conseguenza si è già abbandonata con spese, come dire, tempo impiegato Va bene. e chiaramente dico, tempo dico, sprecato l'altro aspetto è quello del personale chiaramente non sanitario delle strutture, delle strutture. anche lì è una questione politico tra l'altro, eh, molto ma, ma molto. Non, è, non è tanto, era anche questo, era un modo, cioè, era un modo per, dare, per dare lavoro cioè, gli, impiegati, gli impiegati sono gli impiegati che hanno, che hanno, che hanno il loro lavoro dicono. sicuramente molti di questi lavorano anche molto bene dicono, non sì, è che sì. sono, sono... però chiaramente anche lì è stata sbagliata la programmazione anche perché, dico, poi, quando poi si fanno i grandi accorpamenti, ci si ritrova che non è che si riduce il personale, va bene? come si poteva ipotizzare nella formazione delle tre grandi USLE in Toscana, ma il personale purtroppo non sanitario aumenta. Va bene? E se aumenta il personale sanitario, che cosa succede? Aumenta la burocrazia, che è quello che tutti i politici vorrebbero eliminare tutta la semplificazione che è quella dicono è di voler eliminare. È la parola d'ordine con cui i politici normalmente si presentano alla gente. Semplifichiamo, semplifichiamo Poi quando andiamo a riguardare, purtroppo la burocrazia ancora impera. Va bene? E questo è sicuramente l'elemento più grosso danno che si può fare alle strutture sanitarie. Abbiamo certo. la pubblicità. Abbiamo la pubblicità, però poi vorrei capire con Caremani siccome ha detto che stanno cambiando anche le nostre malattie, insomma, quindi eh, ha suscitato la mia curiosità da questo uh, punto di vista. E poi insomma, bisogna parlare anche di questo impegno, di questo spaccato politico che c'è stato nella sua vita insomma, con la giunta eh, Fanfani, che cosa le ha lasciato di, di, di incompiuto e che cosa insomma, vorrebbe fare. Dopo la pubblicità parleremo anche di referendum. Ci vediamo dopo. Eccoci tornati dopo la pubblicità, questa piacevole chiacchierata in compagnia di Marcello Caremani con il nostro Piero Franchini, che per oggi sostituisce Davide Faltoni perché aveva un impegno di lavoro. Ma e l'ho fatto molto volentieri, l'ho già detto perché ho incontrato un amico e ecco. quindi con il quale discuto anche volentieri. Allora, ci siamo lasciati con questa curiosità, um, il dottor Caremani insomma, nella sua larghissima esperienza eh, sanitaria ne avrà viste veramente di ogni, però ecco il mondo oggi è cambiato, anche il mondo sanitario, perché comunque l'Italia, come tanti altri paesi, meno male dico io, mh, ha la sua immigrazione e non so se è dovuto a questo o a qualcos'altro, ma le malattie sono cambiate, sono ritornate quelle che prima non c'erano, oggi ci sono, come siamo messi? Noi abbiamo prima di tutto un'epidemia un di una condizione, di una sindrome più che una malattia, sindrome metabolica che è la, la, la patologia più gravi del mondo moderno. Cioè, che cosa vogliono dire? È l'insieme di una serie di problematiche di salute che vanno dall'obesità al diabete, all'ipertensione, all'ipercolesterolemia, alla sedentarietà e che comportano chiaramente un livello di patologie altissimo. E questo è tipico del mondo moderno perché chiaramente la nostra alimentazione è troppo ricca, facciamo poco moto, non stiamo attenti a ciò come ci comportiamo. Questo è l'aspetto che riguarda le problematiche moderne, ma c'è anche un altro aspetto moderno, la globalizzazione. La globalizzazione che cosa ha portato? Ha portato che adesso eh, le patologie infettive che vediamo, che non vuol dire patologie infettive portate dai migranti, va bene? anzi spesso i migranti si ammalano di alcune malattie proprio qua in Italia. Eh, la globalizzazione ha portato che noi abbiamo a che fare con patologie prima sconosciute, ma non soltanto l'eccessivo uso di antibiotici ha progressivamente eh, comportato una riduzione delle capacità curative di alcune malattie infettive batteriche, perché molti batteri si stanno rivelando resistenti agli antibiotici. E questa epidemia di multiresistenza eh, noi la pagheremo nel futuro, quando chiaramente già è successo negli Stati Uniti una signora dico, che si è trovata ad avere un'infezione batterica dove non c'erano antibiotici disponibili perché era resistente a tutto. Va bene? E questo germe là lo abbiamo già rivisto già in Europa e ci sono altre patologie a questo livello. Quindi questo è il grande cambiamento. La sindrome metabolica dall'altro, l'epidemia della resistenza batterica dall'altro. Queste sono le due condizioni fondamentali, quindi su cui noi dobbiamo la, no, la, la, la scommessa eh, in in non in sanità, in salute, va bene, perché questo prevede tutta una serie di programmazioni e di prevenzioni, perché noi possiamo giocare moltissimo sulla prevenzione della sindrome metabolica e facendo risparmiare lo Stato tantissimi soldi, ugualmente possiamo giocare sulla prevenzione di questa chiaramente gestendo bene le terapie e risparmiando infezioni e chiaramente. Egualmente soldi. Quindi, quindi i due problemi su cui possiamo veramente giocare a questo livello. Ecco, velocemente poi andiamo al referendum. Questo spaccato di politica che c'è stato, insomma, nella sua vita, quando l'allora credo amico e sindaco Giuseppe Fanfani la chiamò alle armi. Tra l'altro, lei non ha neanche tessera del Partito Democratico, quindi non, non era una chiamata, diciamo, di, di batteria, ma era la chiamata appunto di un professionista. Non era la prima esperienza. Io nell'85 sono stato eletto consigliere comunale per il PC, poi per il PDS. Quindi la mia storia chiaramente dico: la mia prima tessera che ho buttato via è stata quando chiaramente Massimo D'Alema, premier italiano, dà l'ok okay agli americani di partire da Vicenza per bombardare la Serbia. Non me la sono sentita di rimanere in un partito dove il mio eh, chiaramente leader, dava una, che mi aveva insegnato che era un partito di pace, va bene, dava questa condizione. Io, che conoscevo la Serbia, chiaramente mi sono sentito veramente eh, deluso. Quando Fanfani mi ha telefonato, eh, mancavano tre giorni due giorni ad andare in pensione, per essere più precisi va bene, e mi propose di fare l'assessore alla sanità alla sociale, all'emergenza a casa, quindi su problematiche direi di grande spicco dal punto di vista anche emotivo. Va bene? Io ho soltanto fatto una telefonata in famiglia, le ho detto cosa ne pensavano perché io non mi sentivo in condizione di accettare e la mia famiglia mi ha detto oh, devi fare quello che chiaramente ti senti e io ho accettato. Il giorno che sono andato in pensione sono stato nominato chiaramente assessore del nostro comune. Che cosa, la mia esperienza è finita breve per questa non è stata ampissima, quindi avrei voluto fare anche altre cose. Io avevo messo su un, un fondo per l'aiuto alle famiglie va bene, e devo ringraziare Kivanis, dico che chiaramente mi ha aiutato moltissimo a trovare dei fondi. Che fine ha fatto quello? No, non lo so, no, non lo so, no, no, non me lo sono domandato. Io ci ho lasciato anche dei soldi in questo fondo, dico cui saranno stati me lo auguro sicuramente utilizzati. Quindi dico, sicuramente è stata un'esperienza molto bella, mi ha veramente gratificato, e, ma avrei continuato a fare volentieri. Allora, Piero? Sì, allora appunto io penso che sia il momento di andare un pochino più su, sul discorso che poi introduce al referendum perché io ho letto stamani appunto che alcune regioni per dire ecco, sono molto più attenti a questa trasmigrazione soprattutto dal sud e si rifiutano in certi casi oppure cercano di dare dei tempi lunghi per curare chi viene da fuori regione. E ecco, mentre invece sembra, sembra che un accordo fatto con il, con il governo rumeno eh, fa sì che i rumeni si curano e eh, gli italiani no, e fra l'altro ciò che i rumeni eh, pagano eh, è grosso modo rispetto alla nostra moneta è una, una, come dire, una sciocchezza, un'elemosina. Quanto c'è di vero? Ah, secondo me sia la prima che la seconda sono tutte e due bufale. Va bene. <ride> sia la prima che chiaramente dice che il, eh, ostacolano il, i rumeni, il pronto soccorso e le medicine d'urgenza dei vari ospedali sono aperti a tutti e a quel livello c'è un filtro che se da un lato qualche volta è un filtro eccessivo, specialmente negli anziani che hanno qualche patologia che possono essere curate a casa o che invece poi avrebbe bisogno di ricovero in ospedale, dall'altro non c'è differenza tra italiani e stranieri. Certo, Dobbiamo dimenticarci che chiaramente per le persone che vengono dall'Africa avere un pronto soccorso, medicina d'urgenza è una di quelle opportunità a cui non erano abituati e quindi probabilmente in questa fase molti eh, migrano al pronto soccorso perché sanno di trovare una risposta, cosa che da loro non esisteva. Ma quella dei rumeni di un accordo con il governo rumeno su questo quindi, è veramente una bufala che... Quindi giornali... del Pietro che è, è sostenitore del no, del no ecco, quindi, questa beh, ecco. è veramente una, una di quelle bufale che... I Sostenitori del no stanno continuando a, a, buttare, a buttare, tra l'altro. C'è un aspetto legato alla sanità. Tra, tra l'altro, diciamo questo: noi abbiamo delle regioni bene, di, dove la, la, la sanità è di alto livello, ma non sono soltanto quelle regioni gestite dal centro-sinistra, Toscana, Umbria, e Emilia-Romagna, ma lo sono anche le regioni del centro-destra e dalla Lega, perché il Veneto è una regione dove la sanità pubblica è di alto livello e, tra l'altro, se non è superiore alla nostra, inferiore non lo è di certo. Va bene? E' le, ugualmente la Lombardia. Allora, quindi analizziamo per bene il problema togliendoci questo concetto di dire no, va bene? perché se io vado a guardare per esempio in internet su il, quelli che c'erano l'hanno contro i vaccini e se vi faccio vedere quello che scrivono questi signori, va bene? è veramente da vergognarsi e sono anche medici oltretutto. La stessa cosa è quella del no, delle bufale, delle grandi bugie. Va bene? Analizziamo il problema in maniera diversa, noi abbiamo 20 regioni, ogni regione purtroppo con, il, con la sanità regionale ha una, una sanità completamente diversa. Abbiamo delle sanità di ottimo livello, di medio livello, di basso livello, eh, sanità pubbliche che funzionano male, vai, viaggiano a una velocità ottima e sanità pubbliche da alcune regioni che sono veramente direi, di, ba, di, basso, di basso profilo e a una velocità molto lenta. Ecco perché chiaramente dico, la modifica del titolo V è necessaria. La salute deve essere in mano allo Stato, come tutte le grandi infrastrutture. È lo Stato che deve stabilire quanti medici ci vogliono, quanti mammografi ci vogliono, quanti chiaramente infermieri e quanti impiegati nelle armi ci vogliono, perché chiaramente è a questo livello. Cioè una programmazione nazionale. Poi la sanità deve essere organizzata e programmata a livello regionale ma su quelle che sono le indicazioni chiaramente del concetto di salute a livello nazionale. Anche perché se no, anche perché, se no chiaramente succede come si fa adesso Il, quando c'è da ripartirsi i fondi per la sanità. E nel cosiddetto rapporto Stato-Regione, conferenza Stato-Regione, si chiudono in una stanza va bene, e danno i soldi, eh, che poi, tra l'altro, mi sempre i soliti tagli, e questi soldi poi li gestisce la Regione. Lo Stato deve programmare in maniera adeguata questa condizione. Noi dobbiamo avere chiaramente delle regioni che funzionano. Quindi, ehm? la politica, in un certo senso, quando, quando hanno previsto appunto, che la sanità doveva andare in mano alle regioni. Ha fallito perché chiaramente in qualche modo... Cioè... Eh, diciamo che è, è stato eh, sbagliato il non avere la possibilità di, un, di una programmazione nazionale. Cioè un interesse nazionale non può essere legato soltanto a una regione. Tu pensi eh, che sia stato fatto tutto in buona fede oppure? Eh, no. Eh, probabilmente secondo me l'errore politico stava nel fatto che si regionalizza e così si riesce a prendere i voti chiaramente dei leghisti. Va bene, dico a ah, cui si dà la regione da gestire gravissimo errore, va bene? perché poi chiaramente abbiamo visto dico, che così non è. Dico, quando Luciano Violenta ha raccontato di essersi trovato in Cina dove c'era una, 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 una mostra eh, di vini internazionali, eh, noi avevamo 7-8 regioni che erano lì presenti. La Francia c'era la Francia. Va bene. I, I cinesi hanno detto: Ma Calabria che cos'è la Calabria? C'è una regione che ha un totto numero di abitanti, è posta così. Ah, dice, ma gli abitanti quanti ce l'ha la periferia di Pechino? Ecco. Va bene? Cioè, a dimostrazione che sia per caso. E i nostri banchi non sono stati, erano stati tutti shuntati: tutti si fermavano chiaramente in Francia, in Argentina, in Sudafrica, in, in Australia, dove chiaramente fanno il vino, anche buono. Quindi c'è, cioè, che cosa vuol dire? Che quando si parla di un interesse nazionale non ci si può presentare divisi, bisogna presentarsi tutti uniti, con i vini italiani, che vuol dire con l'energia, con chiaramente gli altri aspetti delle varie infrastrutture che sono importanti, che sono, che sono quelle che reggono il nostro sistema. E i grandi nomi della sinistra che si sono schierati per il no? Quindi allora c'è... Cioè, chi è che posso, sbaglia? Posso fare, posso fare un appello chiaramente ai giovani che votino sì, perché sono loro che li devono mandare a casa. Questi sono catafalchi che viaggiano, vogliono tornare ad essere in, in presenti, ma non soltanto a sinistra. Abbiamo visto che c'è Demita, Cirino Pomicino, Massimo D'Alema. Questi signori devono andare a casa. Va bene, non rappresentano più nessuno, anche perché Massimo D'Alema, come, come il PDS prima, l'Ulivo poi, e come anche i vari costituzionalisti che sono contro, sono quelli che hanno prodotto la parte centrale di questo cambiamento. Cioè, sono dalle loro programmi e progetti che non sono andati in porto, che hanno fallito, va bene, perché questa è la cosa che va detto. Cioè, loro che hanno fatto. progettato chiaramente i cambiamenti della Costituzione che mi raccomando vuol dire la, la seconda parte della Costituzione non i diritti e i doveri del cittadino che rimane fondamentale va bene, hanno fallito nel, nel fare i cambiamenti della Costituzione e i loro pezzi buoni, importanti di ciò che hanno detto e scritto sono tutti riportati chiaramente in questo cambiamento, e allora a questi signori prima di dirgli loro, quando si dice queste cose vi spostano subito l'ottica sull'italicum, ma l'italicum ma ci sarà cambiamento cioè, Cari signori, siete, da voi avete prodotto chiaramente le necessarie chiavi di volta per fare il cambiamento della Costituzione. Sono state prese in maniera adeguata e adesso chiaramente li portiamo all'attenzione all dei cittadini che ci auguriamo che votino sì. Ma tu pensi che eh, i rottamandi si trasformeranno in rottamatori? Oppure? Perché qui ora sembra che vogliono tutti senti, mandare a Casa Renzi. Facciamo quindi... un'analisi un precisa. Questo è un, un problema politico prima di tutto, va bene, non ce lo dimentichiamo, va bene. Quello di poter ritornare ad essere in auge a livello italiano. Ma se fallisce questa volta, va bene, ci è voluto dieci anni tra la precedente eh, il referendum costituzionale per ripresentarlo. Ma che pensiamo? Che quelli del no riusciranno tutti insieme a fare, un a fare una riforma costituzionale? Forza Nuova, la Sinistra, Rifondazione, eh, 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 il Salvini, 5 Stelle,. Il, Punto, il Forza si Italia, trovano tutti uniti per mandare il, a casa il, Renzi. La Sinistra del PD, va bene. Tutte queste sette che hanno idee, sette idee completamente diverse di politica, va bene. Si metteranno insieme per fare una riforma costituzionale? Questi, bloccando questa, noi non riparleremo di riforma se non fra vent'anni è un'altra cosa che, voglio, che, voglio, che, voglio, che mi viene dal cuore quando vedo la Latina va bene, forza nuova che sfila insieme a Lampi e Lampi con il braccio alzato e con un Lampi che se ne sta zitto anzi fa i sorrisini scusatemi, qualcosa non mi torna in questa vicenda le cose non tornano cioè eh, se ci si, si, si allea con il nemico mi ricorda moltissimo che cosa? la guerra di Spagna quando chiaramente anarchici e comunisti si presero a fucilate chiaramente favorendo Franco che diventò leader massimo della Spagna. Direi che possiamo anche fermarci qua, l'analisi è stata più che... Eh, Ma io... La mia curiosità giornalistica invece è perché insomma, tornare a, ad affrontare questo impegno politico, perché insomma tale... È... Lo affronto come cittadino. Infatti non, cioè, quando mi è stato chiesto, come la volta passata, eh, Fanfani mi ha chiesto di fargli l'assessore, mi hanno chiesto che cosa ne pensavo e se ero disponibile... Eh, io sono un cittadino, come tutti gli altri, sono un aretino, va bene? Quindi non ho aspirazioni politiche per il futuro, anche perché sono vecchio, per cui non posso aspirare Grande. e non voglio aspirare, non posso e non voglio aspirare, questo lo dico anche in maniera molto chiara, va bene, ma chiaramente voglio l'impegno civile che secondo me è fondamentale per tutto. Poi posso sbagliarmi perché non è detto dico, che tutto ciò quello che penso, quello che ho fatto è stato tutto eh, rose e fiori. Ma certo, in un momento come questo, rimboccarsi le maniche, dire la propria e, e sensibilizzare i cittadini a votare sì. Benissimo, io direi che la nostra chiacchierata può fermarsi qua. Ringraziamo Marcello Caremani per aver eh, ripercorso con noi, non solo spaccati della sua esperienza professionale, ma anche politica appunto, e eh, personale. Ci vediamo alla prossima puntata, alla tornerà Davide grazie Grazie, appunto, ma io sono mi, meglio, bene. <ride> mi sono trovato bene, quindi allora, eh, eh, perché... mi sono trovato bene, sappiatelo. Sappiate che mi sono trovata bene anche io, grazie, eh, eh, con Greta eh, e con Piero, eh, eh, grazie, eh, molto molto bene. Mi avete dato eh, anche grazie. lo spazio per dire quello che penso in maniera anche molto libera. Grazie. E questo insomma è un bellissimo complimento, lo prendiamo e lo portiamo a casa. Grazie a voi che ovviamente ci avete seguito, l'appuntamento è alla prossima puntata, arrivederci.